Mi sta difficile commentare questa partita perché Piacenza ha segnato, no, nei migliori momenti forse dell'Arezzo. No, è difficile commentare questa partita perché c'era solo una squadra in campo e loro hanno fatto neanche il minimo sforzo e hanno vinto la partita. Penso che chi ha visto la prestazione ha visto la mole di gioco che abbiamo fatto, le occasioni che abbiamo creato. Abbiamo sempre tentato di giocare con logica, ci siamo riusciti. Perché? Perché siamo stati bravi a livello di prestazione. Mi stava stretto il pareggio, figuriamoci la sconfitta. Una sconfitta che non meritavamo oggi, però portiamo a casa, impariamo anche questa, però insomma abbiamo fatto a livello di gioco secondo me molto bene, c'è da essere soddisfatti sicuramente per la mole di gioco che abbiamo fatto. Però, insomma, siamo qua ancora a commentare una sconfitta diversa da quella scorsa. Però, dai, ripartiamo sempre più convinti che possiamo fare bene. Le due situazioni di gol, nel primo Di Cecco smarcato, palo, poi il gol sulla ribattuta, il secondo che è nato da quel calcio d'angolo regalato. Sì, ripeto, adesso ci va tutto storto. Alla prima disattenzione, forse l'unica, abbiamo preso gol. Però, ripeto, oggi i ragazzi hanno dimostrato che possono giocare bene. Hanno giocato bene, però non abbiamo portato a casa il risultato. Però abbiamo un'ottima base per ripartire e giocare contro la Lucchese. Primo tempo abbiamo fatto molto bene. Non lo so se dalla tribuna sembrava lunga. Io dalla panchina ho visto che il pallino di gioco l'abbiamo avuto dal primo all'ultimo secondo della partita. Abbiamo creato 10 palle gol, mi invito a smentirlo. E niente, però due distrazioni, due gol, dobbiamo migliorare sotto il profilo dell'attenzione. E la ruota la dobbiamo fare girare noi, ce la gira nessuno. Giochiamo come abbiamo fatto oggi, i risultati restano, le prestazioni anche, perché oggi è stata una buona partita giocata da noi, da noi, fine, bisogna dirlo, quando ci siamo presi gli schiaffi perché abbiamo giocato meno bene, bisogna dirlo anche quando si gioca bene però.